vergognoso il taglio dei vaccini Pfizer, l'ira di Zaia contro il caos forniture, se la situazione non cambia, rischio la campagna vaccinale, denuncia il governatore che ipotizza un'azione legale. La mancanza di dosi costringe l'URSS 2 ad annullare il Vaccination Day in programma sabato, dovevano essere immunizzati 6.000 operatori sanitari e del volontariato. Minaccia la presidente dell'ordine delle professioni infermieristiche di Treviso dopo che erano state annunciate sanzioni disciplinari nei confronti di chi non vuole vaccinarsi. Depositato il ricorso al TAR per il ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori, il governatore dice ci adegueremo alla decisione del comitato tecnico scientifico. Tra settembre e dicembre le province di Treviso e Belluno hanno perso nel complesso 677 sedi d'impresa, quasi 500 di queste solo nella Marca, l'allarme di Unioncamere. Festina a base di droga e alcol a rifornire i giovani clienti, uno spacciatore 22enne arrestato grazie alle indagini dei carabinieri di Montebelluna. Disagio al traffico tra San Paolo di Piave e Vazzola per l'autocisterna carica di sabbia, ribaltata si stamane, l'isola autista, la strada chiusa. Sfuma l'assegnazione a Pieve di Soligo del territorio dell'Alta Marca di Capitale Italiana della Cultura 2022, titolo andato a Procida, ma i progetti contenuti nel dossier verranno comunque portati avanti, dice il sindaco. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, questi titoli dunque, nella giornata poi politica che ha visto il discorso del Premier Giuseppe Conte per ottenere la fiducia alla Camera. Si vota proprio questa sera e domani tocca al Senato. Conte nel suo discorso ha chiesto l'appoggio dei volenterosi nell'ambito, ha detto, di formazioni politiche che si collocano nella più alta tradizione europeista, liberale, popolare, socialista, per costruire un governo, ha detto, aperto a tutti coloro che hanno a cuore il destino dell'Italia. Ha parlato di sgomento per quanto riguarda la crisi aperta di fatto da Italia Viva, ha detto e ha promesso che lascerà la delega ai servizi a un'autorità delegata di mia fiducia, lascerà anche la delega all'agricoltura e si impegnerà sempre, ha detto nel discorso, per una riforma elettorale proporzionale e un grande progetto di riforma fiscale. Poi dopo il discorso sono arrivate le dichiarazioni di voto, le opposizioni in aula hanno chiesto le dimissioni, no alla fiducia da Forza Italia e UDC, Italia Viva si asterrà, stasera dunque il voto di fiducia con appello nominale. Questa la pagina, diciamo, politica che ovviamente è rimbalzata anche in Veneto e allora continuiamo chiedervi nel nostro sondaggio lanciato già nel corso dei nostri telegiornali, giusto dare la fiducia a Conte? Se per voi la risposta è sì 0422 162 6691, se per voi la risposta è no 0422 162 6690, la chiamata come sempre gratuita, non preoccupatevi se sentite il numero occupato, lo ripetiamo spesso ma è doveroso perché il vostro voto, la vostra preferenza viene registrata comunque nel momento stesso in cui digitate uno di questi numeri, l'esito come sempre questa sera a Ring. Tutto questo mentre nella giornata di oggi, nel punto stampa di Zaia, il governatore ha affrontato due temi cruciali. Da una parte il caos delle forniture di Pfizer con una campagna vaccinale a rischio e poi anche il ricorso al TAR presentato ufficialmente da un gruppo di genitori che chiedono di poter riaprire le scuole superiori. Ma è vergognoso quello che sta accadendo. È furioso il presidente della regione per il taglio nella fornitura delle dosi di vaccino anti-Covid deciso dalla Pfizer che rischia di avere conseguenze disastrose sulla campagna vaccinale. È vergognoso che ci venga detto che ci vengono sospese le forniture del 53%. Il Veneto, assieme ad altre regioni come Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, risulta particolarmente penalizzato e la campagna vaccinale, continua Zaia, subirà uno stop con conseguenze da quantificare. Se ci venisse messa in discussione la fornitura della prossima settimana, anche di un solo vaccino, lo dico ai signori Pfizer, noi non riusciamo più a vaccinare con i richiami. Questa settimana, prosegue Zaia, con qualche accorgimento si potrà attutire il danno con le dosi accantonate, ma solo per i richiami. Cioè vuol dire che la campagna vaccinale è sospesa? Ci rendiamo conto? Cioè noi faremo solo la seconda dose a chi ha già avuto il vaccino? Cioè creiamo un buco, quantomeno di una settimana, nelle vaccinazioni. E se la prossima settimana non mi arrivano i 38.000 dosi a 5 o 48.000 a 6... Insomma, non mi arrivano le dosi del programma, non si vaccina. La regione, rincara il presidente, non ha contratti con la Pfizer, ma è parte lesa e sta pensando ad una qualche azione. Noi
stiamo pensando di tutelarci, non so come faremo, ma lo faremo. Altra questione bollente di queste ore è la scuola. Anche in Veneto un gruppo di 17 genitori ha presentato ricorso al TAR contro l'ordinanza regionale che chiude le scuole superiori fino al 31 gennaio. E poi c'è il parere del CTS sulle riaperture chiesto dal ministro Speranza. Secondo il Comitato Tecnico Scientifico, le riaperture delle scuole sembrano relativamente sicure se si rispettano le regole, anche se vi sono significative differenze per la situazione epidemiologica delle regioni. Noi ci adegueremo a pareri, a ordinanze o altro a livello nazionale, solo se la condizione sanitaria sarà ovviamente utile a sostenere questa tesi della riapertura. La questione sarà al centro di una riunione tra le regioni, ma il parere del CTS, continua Zaia, smantella il modello dei colori delle regioni. C'è questo parere che a questo punto smonta anche la costruzione delle zone. Perché le zone, la zona gialla prevede la chiusura delle scuole superiori, la zona arancione prevede la chiusura delle scuole superiori, la zona rossa prevede la chiusura delle scuole superiori e della seconda e terza media. Quindi se tu dici che comunque tutte devono essere riaperte, vuol dire che si rivede anche tutto il modello delle zone. Intanto l'improvvisa riduzione delle forniture di Pfizer non solo causerà lo slittamento della vaccinazione tra la popolazione, lo aveva annunciato proprio qualche giorno fa ai nostri microfoni il direttore generale Benazzi parlando dello slittamento ad esempio degli over 80, ma ha costretto l'ULS2 ad annullare il Vaccination Day che era in programma sabato. Niente Vaccination Day sabato. A causa dell'improvvisa riduzione di dosi di vaccino in arrivo da Pfizer, la giornata in cui l'ULS2 intendeva immunizzare 6.000 tra liberi professionisti del mondo sanitario e operatori del volontariato è stata annullata. Il 23 gennaio chiaramente salterà questa grande vaccinazione, chiamiamola pure di massa, 6.000 persone fatte in una giornata. Benazzi in videoconferenza ha confermato lo slittamento della campagna di vaccinazione degli over 80, 38.000 nella marca, che si conta però di portare a compimento entro la fine di febbraio grazie ai sieri di Moderna. Quanto a Pfizer, quello che c'è e il poco che arriverà domani servirà per i richiami. Da oggi tiriamo una riga e quindi partiamo da zero, rivacciniamo tutte queste persone e quindi il vaccino che arriverà da qua in poi fino a fine mese servirà solo per fare la seconda dose a chi abbiamo già vaccinato. Di contro nella marca il virus si sta diffondendo di meno, come conferma il numero dei ricoverati. Una riduzione importante rispetto agli indicatori che avevamo, i 500 ricoveri di qualche settimana fa. Anche le terapie intensive hanno meno pressione, come invece avevano all'inizio, perché andavamo intorno ai 47-48 posti letto occupati. Oggi siamo ovviamente su 32 posti occupati e abbiamo 23 posti liberi di terapia intensiva in tutto l'Ulss. Quindi i dati sui decessi da novembre a gennaio, 208 dei quali hanno riguardato gli ospiti delle case di riposo. Nella marca trevigiana i deceduti sono stati 745. Il tasso su 100.000 abitanti è stato dell'83,9 e quindi i deceduti nei centri servizi sono stati il 27,9%, quindi è il più basso tasso di altre province. Il direttore ha infine fornito i dati sulla mortalità generale del 2020 rispetto agli anni precedenti, sottolineando l'incidenza del virus. La media degli anni 2017-2019 è stata di 7.881 decessi, i decessi nel 2020 sono stati 8.607, quindi con una variazione del 9% ovviamente in più. Nel Veneto è del 12%. Numeri importanti dunque dell'aumento della mortalità purtroppo nel 2020, vaccino in ritardo, allora tra i trevigiani un po' di inquietudine ma comunque vince l'ottimismo. Siamo solo all'inizio, ne siamo consapevoli, ma per far decollare la campagna vaccinale e permetterci di uscire da questi mesi difficili in termini di contagi e di crisi economica, sono necessarie più dosi. Ci si augura che il vaccino di Moderna possa arrivare entro la fine di febbraio, visto che le dosi garantite da Pfizer sono inferiori rispetto a quelle preventivate. Altra speranza è rivolta alle dosi di vaccino, se l'EMA autorizzerà la commercializzazione entro fine gennaio, di AstraZeneca. I trevigiani lo sanno,
vogliono in maggioranza vaccinarsi e dimostrano di essere ottimisti, anche se i tempi di attesa si sono allungati. Eviterei panico o cose del genere. Penso che con un attimo di tempo le cose possano normalizzarsi come dal punto di vista della fornitura e poi ovviamente della somministrazione. Non bisogna dar colpa a nessuno, tutti quanti siamo nella stessa barca e dobbiamo affrontare anche i disagi. Prima possibile, perché siamo a rischio, diciamo. Un po' preoccupata sono, però penso che faranno di tutto per metterci in ordine. Ma preoccupata proprio no, perché finora sto bene. Il vaccino ci aiuterà a ripartire, ma le buone abitudini dovremo continuare a praticarle fin tanto non si sarà raggiunta l'immunità di gregge. Certo che prima si fa meglio è, però bisogna usare la testa a essere un po' non scemi, capito? Fino a che non ci fanno questo benedetto vaccino, ovviamente cerchiamo di mantenere quello che abbiamo sempre mantenuto fino adesso. E quindi auguriamoci per il meglio che tutto sia così, auguriamoci veramente del bene per tutti quanti e ne usciamo, prima ne usciamo meglio è. Ma c'è anche chi non vuole vaccinarsi, sono arrivate anche a delle minacce a chi ha minacciato sanzioni, lo vediamo subito dopo questo break di 30 secondi. Rieccoci allora in diretta, dicevamo prima della pausa, minacce alla Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Treviso dopo che erano state annunciate sanzioni disciplinari nei confronti di chi non vuole vaccinarsi contro il Covid. Io ho ricevuto minacce un po' non solo dagli infermieri ma anche da persone che magari operatori sociosanitari o persone anche normali. E sul perseguirmi dal punto di vista legale, nel senso facendomi insomma azioni legali verso l'ordine degli infermieri. Sono arrivate anche minacce alla presidente dell'ordine delle professioni infermieristiche di Treviso, Samantha Grossi, impegnata nella campagna di sensibilizzazione degli operatori sanitari sui vaccini anti-Covid. Della Marca il 95% degli infermieri ha detto sì all'immunizzazione contro il Covid, ma rimane una percentuale di contrari nei confronti dei quali l'ordine ha annunciato la possibilità di provvedimenti disciplinari. Da questa decisione sono scaturite le minacce. L'infermiere deve fondare le proprie conoscenze del proprio operato, okay, su fondamenti scientifici, okay? Cioè si opera in scienza e coscienza. Allora, noi non facciamo procedimenti disciplinari contro chi non può vaccinarsi per motivi di salute, okay? Ma o perché magari è in gravidanza o in allattamento, ma quelle persone, diciamo, e chiamiamoli con il loro nome, Novax, okay, convinti, che magari non si vaccinano e fanno anche campagna contro la vaccinazione. Ecco, questo da un infermiere non possiamo accettarlo, perché ha sbagliato lavoro. A proposito di negazionisti, la polizia locale a Treviso oggi è dovuta intervenire nel pomeriggio all'esterno dell'ipermercato delle Stiore, appunto a Treviso, dove una donna di 45 anni, risultata poi senza fissa dimora, voleva entrare senza indossare la mascherina. Gli agenti le hanno offerto una mascherina così da poter accedere al negozio senza mettere a rischio se stesso e gli altri, ma lei ha rifiutato e anzi ha dato in escandescenza. È stata quindi condotta in comando per l'identificazione, al vaglio anche le sue condizioni psichiche. E poi c'è il fronte delle imprese. Fra settembre e dicembre le province di Belluno e Treviso hanno perso nel complesso 677 sedi d'impresa contro le meno 318 dello stesso periodo del 2019. Lo rileva il presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno, Mario Pozza, secondo il quale non c'è tempo da perdere pensando alle incomprensibili vicende della politica romana. Nell'ultima parte dell'anno abbiamo registrato una intensificazione delle chiusure d'impresa, in particolare aziende artigiane operanti nella manifattura e nei servizi. La provincia di Treviso perde quasi 500 imprese, di cui 207 artigiane, mentre la provincia di Belluno ne perde quasi 200, di cui 67 artigiane. Tra chi ha ovviamente grossi problemi economici ci sono anche i ristoratori, evidentemente sono quelli che in alcuna parte, in buona parte, hanno sfidato le imposizioni dei decreti con la giornata del Io Apro, la serata del Io Apro. C'è chi ha continuato anche nei giorni successivi, accaduto a Santa Lucia di Piave. Sono consapevole di quello che vado incontro,
però non ho avuto altre alternative, nessuno mi ha aiutato e quindi non posso andare avanti così. Parole dettate dall'esasperazione dopo un anno di sacrifici, di pazienza e di speranza, ma nulla, ormai siamo ridotti all'osso, ci dice Rosanna Dal Borgo, titolare del Globo Risto Pub, che ha scelto di aprire il locale ad oltranza. Venerdì aveva aderito all'iniziativa Io Apro, una manifestazione che voleva far sentire la voce di baristi e ristoratori. Ho chiamato in banca l'ultimo giorno perché speravo che qualcosa fosse arrivato, tanto per temporeggiare, e invece niente, non è arrivato niente. Con quello ho avuto la forza di reagire. Oltre a me, ci racconta, ho quattro famiglie, i miei dipendenti che devono mangiare. I ristori, ci dice. I ristori non ne ho visto, a parte 600 euro più 600 euro a giugno, che dopo tre mesi di chiusura, a fronte di solo 2.600 euro di affitto al mese e tutte le spese fisse che andavano avanti, quindi sono arrivata all'osso. Questa mattina sono passati i vigili che hanno visto due persone fuori dal locale, poi il marito della titolare che portava loro due bicchieri di vetro. È scattata la multa di 400 euro. Non sono intenzionata a pagare, non ho firmato il verbale, non sono neanche intenzionata a pagare, sinceramente. Al momento no. Poi ha aperto le porte ai clienti che si sono seduti a mangiare. Il rischio per lei è altissimo, potrebbe incappare in sanzioni ancor più alte. Proprio oggi il capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, in una circolare inviata ai prefetti, ha ordinato controlli più serrati, soprattutto nelle aree urbane. Ma lei ci dice. Io continuo a lavorare, nient'altro. Una decina di persone intente a consumare cibi e bevande direttamente ai tavoli nel bar-ristorante annesso ai campi da gioco. Quanto la polizia ha trovato nel circolo sportivo in via Selvatico a Treviso. È scattata quindi la chiusura del locale per 5 giorni, mentre il gestore, un 50enne, è stato multato. La stessa sanzione del gestore da 400 a 1.000 euro è stata accertata nei confronti di ciascuno dei clienti trovati al momento a consumare cibi e bevande sul posto. Tra le accuse c'è anche quella di aver provocato un assembramento, ma non è la più grave. Poi c'è anche ovviamente lo spaccio di droga, insomma festini a base di alcol e droga nel Montebellunese, a Montebelluna, l'indagine dei carabinieri. Il blitz dei carabinieri è scattato sabato sera, 4 gli appartamenti perquisiti tutti nel Montebellunese. In uno di questi sono stati trovati alcuni ragazzi che, in barba alle disposizioni anti-Covid, avevano organizzato un festino a base di droga ed alcol. Non era questa la prima volta, i carabinieri li stavano tenendo sott'occhio. Tutti, fra l'altro, sono stati sanzionati per aver violato il DPCM. Un'indagine accurata, quella dei militari dell'arma, per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti fra giovanissimi. Il monitoraggio di alcuni di essi ha portato all'arresto di un giovane 22enne del posto, questo pusher che riusciva tramite i social network ad agganciare i propri clienti e a portare avanti questa attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lo spacciatore, anche lui giovanissimo, 22enne del posto, conosciuto alle forze dell'ordine per reati sempre legati allo spaccio, sono scattate le manette. Denunciati a piede libero due coetanei, amici stretti dell'arrestato, trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana e hashish, un quarto segnalato alla prefettura quale assuntore. I contatti fra pusher e clienti avvenivano tramite social. Lo spacciatore agganciava i clienti tramite social network, contattava giovanissimi alla cifra di circa 10 euro al grammo, parliamo di sostanze stupefacenti di tipologia marijuana e hashish, quindi sfruttando anche questo prezzo abbastanza favorevole agganciava i giovani clienti per poi portare avanti questa attività. A casa del 22enne, nascosta all'interno di uno zainetto, sono stati trovati e sequestrati 650 grammi di marijuana, 220 di hashish e tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi. Una guerra, quella dello spaccio, che sempre più coinvolge i giovanissimi e che i carabinieri combattono ormai quotidianamente. Allora, la sicurezza stradale, abbiamo notizia di un gravissimo incidente stradale avvenuto poco fa a San Biagio di Callalta. Cercheremo di darvi qualche notizia in più entro la fine di questo telegiornale. Intanto parliamo dell'incidente avvenuto questa mattina
a, tra San Polo di Piave e Vazzola per un incidente che ha visto coinvolta un'autobotte, come vediamo, carica di sabbia rovesciatasi su un fianco lungo la carreggiata di via Campagna. Illeso fortunatamente l'autista, il mezzo era diretto verso una vetreria della zona. Sul posto la polizia locale, la stradale e i vigili del fuoco, giunti con una squadra del distaccamento di Conegliano e due autogru da Treviso e Mestre. Prima di raddrizzare il mezzo è stato necessario svuotare il contenuto del carico, operazione svolta da una ditta specializzata. L'operazione è durata circa 6 ore, questo ovviamente ha provocato disagio al traffico lungo la strada provinciale 34. E a proposito di incidenti stradali, la tragedia avvenuta a Marino di Piave lungo l'autostrada A27 venerdì scorso, saranno celebrati domani mattina alle 11 nella chiesa di Castion di Belluno i funerali di Mario Cerentin, l'artigiano 72enne di Limana morto in un tragico tamponamento lungo l'autostrada A27. Cerentin, artigiano parchettista, era molto noto a Belluno. Venerdì scorso, lo ricorderete, percorreva l'autostrada in direzione sud quando, per cause ancora in fase di accertamento, una distrazione o forse un malore, lo stesso anziano ha tamponato con il suo furgone l'auto articolato che procedeva regolarmente davanti a lui, come rilevato dalla polizia autostradale. E adesso il sogno infranto, e cambiamo argomento, di Pieve di Soligo, che questa mattina ha visto sfumare appunto questo sogno, perché il titolo, insomma, la candidatura di capitale italiana della cultura 2022 non è andata appunto a Pieve di Soligo e all'Alta Marca, che tanto ci avevano creduto, ma a Procida. La città capitale italiana della cultura per il 2022 è Procida. In videoconferenza il ministro Dario Franceschini annuncia l'assegnazione del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2022 all'isola campana di Procida. Pieve di Soligo e le terre dell'Alta Marca ci hanno creduto fino alla fine. Il progetto, che ha permesso di arrivare tra le 10 finaliste, è stato valutato e apprezzato nella sala dove il sindaco Stefano Soldan e i suoi collaboratori hanno atteso e ricevuto il responso. Scoppia un applauso di ringraziamento. Complimenti a Procida per la bellezza del loro programma e auguriamoci di poter far visita a questa bellissima città. Noi andiamo avanti con il nostro programma e poi, se le idee sono e diventano capaci di interagire con la nazione, ne saremo contenti. Certo, la delusione per non avere vinto il titolo è umana e c'è, ma siamo anche orgogliosi di poter essere entrati nelle 10 finaliste e abbiamo la volontà di realizzare quello che c'è dentro il nostro progetto. Quindi è solo una questione di cambiare prospettiva, di continuare a lavorare. Poi io dico anche che ci potrebbe essere un club fra le città trevigiane già candidate, come Vittorio Veneto, Montebelluno e Treviso, oggi anche Pieve di Soligo, per mettere insieme questi dossier e fare in modo che la cultura diventi un veicolo trainante per l'intera Marca trevigiana. Pieve è pronta a sostenere la candidatura per il 2024 di Treviso. Quanto ai pievigini, la notizia della mancata assegnazione è stata accolta con dispiacere ma anche sportività. Dispiace molto aver perso questo treno, sì, perché dava lustro a tutto il territorio nostro. Ben per Procida, però avrei avuto tanto piacere che fosse Pieve. Questa città comunque secondo me ha delle buone potenzialità e qui appunto abbiamo un patrimonio sia artistico sia culturale molto, molto importante, quindi sì. Devo dire che è un peccato per questo. Sia per tutto il paese, anche ovviamente per le attività connesse, poteva essere sicuramente un'ottima opportunità. Dispiace, però Procida è una gran bella isola in ogni caso, che merita, speriamo nella prossima volta. Treviso e Resana piangono la scomparsa di Don Adriano Toffoli. Il parroco di 89 anni ha chiesto di essere sepolto proprio a Resana, dove era molto conosciuto e stimato. La diocesi di Treviso piange la scomparsa di Don Adriano Toffoli. Il parroco è mancato a 89 anni in una casa di riposo a Monastiera. Molto amato in città, è stato alla guida della parrocchia di San Nicolò per 15 anni. La notizia della sua scomparsa ha sollevato grande cordoglio in vari comuni della diocesi di Treviso, dove aveva prestato servizio. Originario di Salgareda, aveva iniziato a fare il sacerdote a San Donà di Piave, dove era rimasto per 11 anni. Ai suoi funerali, celebrati sabato scorso nella chiesa di San Nicolò, ha voluto essere presente anche il vescovo Michele Tommasi. Persona umile e di grande umanità,
Don Adriano ha chiesto di essere sepolto a Resana, il comune che lo aveva fatto diventare cittadino onorario dopo 22 anni di servizio come parroco. Lo sport, il basket e la vittoria della De Longhi ieri sul campo di Trento. Devo dire probabilmente la partita più solida dell'anno per quello che abbiamo fatto, per tutti i momenti della partita. Dopo due sconfitte negli ultimi minuti a Trieste e con Venezia in casa, abbiamo fatto vedere che comunque abbiamo fatto due buone settimane di lavoro. I compiti per casa svolti alla perfezione e così, quando è il momento dell'esame, Treviso si fa trovare pronta. Ci voleva la vittoria corsara in casa di Trento per ridare ottimismo alla De Longhi e per dimostrare che la squadra c'è. C'è in attacco e anche dall'altra parte del campo. Abbiamo fatto, credo, la miglior prova difensiva dell'anno, frutto anche del lavoro dei ragazzi in queste due settimane, perché ci credevano, siamo venuti qui con la testa e abbiamo portato a casa due punti molto importanti. Perché se è vero che Logan, Sokolowski e Killo piazzano i canestri cruciali per la vittoria, è altrettanto vero che la intensità difensiva costringe Trento a 17 palle perse, una delle chiavi di volta della gara vissuta a strappi. Prima gli avversari che prendono il vantaggio, poi il ritorno di Treviso che gestisce bene, pure il tentativo di controsorpasso. 76-82 alla BLM Arena e ossigeno vitale, in chiave classifica, una mentalità ritrovata nel momento più importante della stagione. Adesso la pagina bellunese. La pandemia sta causando danni irreparabili all'economia di montagna, cui urge un sostegno concreto, la lettera appello di 6 sindaci dell'Alto Agordino ai parlamentari bellunesi. Abbiamo voluto tanto più evidenziare una sorta di buco istituzionale che a nostro parere è quello che il governo sta facendo in questi giorni, cioè dimenticare che c'è una industria del turismo della montagna importantissima. L'hanno chiamato buco istituzionale per sintetizzare le gravi mancanze dell'esecutivo che durante questa lunga pandemia si è dimenticato della montagna e dell'industria del turismo, che è volano per l'intero settore e fonte di sopravvivenza per le comunità delle terre alte. I primi cittadini di Alleghe, Cenceniga, Livinallongo, San Tommaso, Gosaldo e Roccapietore hanno scritto una lettera appello ai parlamentari bellunesi e al ministro D'Incà. Non facciamo riferimento nella lettera a problematiche sanitarie, ma a quello che riguardano i possibili e non i possibili, i doverosi ristori da iniziare a mettere in campo per appunto andare incontro alle attività che chiudono, è la cosa più normale che possa accadere per un gruppo di sindaci. L'appello è sottoscritto dai sindaci che gravitano nell'area del centrodestra. Serve una svolta, concorda il senatore Luca De Carlo, mentre dall'onorevole di Forza Italia Dario Bond arriva il richiamo all'unità. L'Italia non è tutta uguale e bisogna far passare questo concetto, dice. C'è bisogno di aiuti consistenti e immediati affinché le famiglie abbiano di che vivere, scrivono i sindaci. La maggior parte di quei sei sindaci ha sul proprio territorio impianti di risalita e attività turistiche comunque ricettive eccetera, e vediamo in prima persona quello che sta accadendo. Un allarme e un sollecito. Gli aiuti arrivati in maniera eclatante con i bonus varati dal governo, scrivono i sindaci delle terre alte, non sono la priorità per una montagna colpita e vittima dimenticata. Quello che possiamo fare è sollecitare un governo che si è sicuramente dimenticato di una industria turistica di montagna di mettere in campo dei ristori. Nuova domenica di vaccinazioni ieri al San Martino di Belluno, sono state somministrate 480 dosi a farmacisti, dentisti e altri operatori della sanità ed è stata completata la prima tranche dei richiami per i vaccini eseguiti lo scorso 27 dicembre. La seconda ondata della pandemia sembra scemare, scrive oggi il direttore generale dell'US1 Rasi Caldogno al presidente della provincia Roberto Padrini, eppur tuttavia non è il caso di abbassare la guardia. Rasi Caldogno rileva come tutto ciò non sia stato frutto del caso ma di provvedimenti normativi, di comportamenti responsabili dei cittadini e del lavoro delle istituzioni. Grazie al vaccino, commenta Padrin, possiamo vedere più vicina l'uscita dall'incubo che da quasi un anno condiziona pesantemente le nostre vite.
Cambiamo argomento adesso, il vertice provincia Enel per affrontare problemi e opportunità sul tema delle linee elettriche. C'è urgente bisogno di investimenti per ammodernare le linee elettriche nel bellunese e aumentare la loro resilienza. Impossibile continuare a campare con blackout ripetuti in caso di maltempo che aggiungono disagi alla già complicata vita delle comunità di montagna. I casi dell'ultima alluvione, della recente nevicata sono emblematici. Migliaia di utenze sono rimaste per giorni e giorni disalimentate. La provincia ha posto il problema per l'ennesima volta a Enel la scorsa settimana. Nei prossimi giorni ne discuterà con Terna. Trade Union del vertice, il ministro Federico D'Incà. Era da capire un po' qual era un programma di investimenti. Dopo aver speso 90 milioni sul nostro territorio, c'è una programmazione di ulteriori 100 per mettere in sicurezza tutte le reti di media e bassa tensione. Un risultato positivo, commenta il presidente Padrina, conferma che il territorio bellunese è considerato strategico. Durante la videoconferenza si è parlato anche di altre tematiche che riguardano tra l'altro il futuro della centrale di Soverzene, paludi e le cosiddette fasce di rispetto, problema quest'ultimo che sarà affrontato anche con Terna. Sono due situazioni che dobbiamo cercare di risolvere per salvaguardare gli impianti, ma soprattutto anche ovviamente le conseguenze che direttamente vanno ai nostri cittadini. Quindi la nostra proposta è di creare proprio una norma ad hoc che possa permettere appunto di definire in maniera precisa quelli che sono i limiti del taglio appunto anche delle piante in questi contesti. A proposito di tagli, decisa è stata la richiesta della provincia nei confronti di Enel sul taglio del personale dopo che nei mesi scorsi si era alzato il livello di scontro l'ipotesi di chiusura del posto avanzato della centrale di Polpetta, Ponte nelle Alpi. È vero che lo spostamento a 9 è di pochi chilometri, però per noi è troppo importante avere un presidio sul nostro territorio anche alla luce di tutte queste situazioni di maltempo che purtroppo con troppa frequenza si verificano sul nostro territorio. Plaude per il risultato del vertice l'associazione Vivaio Dolomiti che da anni si batte per un piano di manutenzione e per l'interramento delle linee di distribuzione per evitare gli infiniti disservizi che il territorio bellunese vive con troppa frequenza. Questa sera alle 21.15 torna Ring, ovviamente come ogni lunedì. Allora gli ospiti di Ferdinando Avarino sono Roberto Grigoletto del Partito Democratico, Alison Cavallin, la ristoratrice barista di Castelfranco, la ricorderete, una di quelle che hanno aderito all'iniziativa Io Apro, e poi l'onorevole Marco Marin di Forza Italia, l'onorevole Sara Moretto di Italia Viva, il senatore Antonio De Poli dell'UDC, ovviamente in primo piano la crisi di governo e la giornata politica molto intensa con la votazione della fiducia alla Camera, il discorso di Conte, insomma giornata davvero intensa, e vedremo cosa accadrà poi domani in Senato. Adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Temporaneo aumento della pressione, tempo in prevalenza stabile. Sarà una giornata ancora fredda, ma il gelo russo verrà gradualmente sostituito da correnti più miti nel corso della settimana. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 19 gennaio ci mostra una situazione tutto sommato tranquilla, precipitazioni assenti. Avremo però nubi basse e nebbie, a tratti anche fitte e persistenti un po' per tutto l'arco della giornata, specie in pianura. Non si escludono delle schiarite maggiormente soleggiate invece sulle zone montane. Come detto, il clima sarà rigido con temperature minime sotto lo zero, un po' su tutte le province della nostra regione, massime invece tra i 2 e i 4 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, più sole qui, tuttavia con locali addensamenti e con riduzioni della visibilità nelle ore più fredde. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, valori massimi invece sui 5-7 gradi. Infine, poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà asciutto e soleggiato, vedete il cielo sarà al massimo poco nuvoloso con qualche innocuo addensamento. Temperature minime ancora ampiamente sotto lo zero, massime sui 2 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.